Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo con me che devo stentare il mio nuovo taglio. In realtà non c'è nulla di nuovo perché ho solo spuntato un attimo i capelli e li ho di nuovo raddrizzati perché va bene averli scalati più per l'estate, ma adesso bisogna tornare un attimo alle buone sane abitudini di avere i capelli tutti pari, anche perché li ho un po' sottili e se li scalo sembra che ne ho pochi e non è un bel vedere. Comunque ci tenevo a raccontarvi l'esperienza perché praticamente come è successo. Allora, io credo molto nelle fasi lunari per il taglio dei capelli e domani è l'ultimo giorno utile per tagliarli prima della prossima fase lunare, quindi prima di un mese. E quindi stamattina mi sono alzata, ho chiamato subito un parrucchiere che conoscevo, ma in realtà non fa più parrucchiere, fa solo centro estetico, al che sono rimasta un po' perplessa, ma poi non avendo nulla d'altro in mente di così particolare mi sono detta vabbè, amen, aspetteremo un altro mese. Fatto sta che poi sono andata con Olivia e Luca a Monza a mangiare la pizza e poi dopo la pizza siamo andati a farci un giro per Monza e ci siamo imbattuti in Nashi, che ha il salone lì a Monza sul Ponte dei Leoni, e quindi sono entrata per chiedere informazioni, ho detto nella speranza che magari sarà aperto domani. Mi dicono no, non siamo aperti domani, oggi non c'è più posto. Ho detto vabbè, me ne farò una ragione. Ho detto comunque prima di un mese non li taglio perché credo troppo in questo calendario lunare. E allora il parrucchiere si è un attimo impietosito, mi fa vabbè, facciamo una cosa velocissima, in 15 minuti niente piega, niente lavaggio, perfetto, anche perché lo shampoo l'avevo già fatto stamattina, quindi erano perfettamente puliti. Mi ha tagliato tutto quello che c'era di brutto, infatti adesso sono veramente perfetti. E ho adorato questo ragazzo che è stato bravissimo e ho adorato anche il prodotto che poi ha utilizzato per la piega veloce che ha fatto, tra l'altro con un trucchetto che ho imparato e che vi farò vedere, ma è stata un'esperienza wow, al punto che ho deciso che quello diventerà il mio parrucchiere di fiducia e comincerò a vivere un po' di più la mia Monza, la mia amata Monza, perché io adoro questa città, è il mio posto preferito al mondo in questo momento e lo è stato per moltissimi anni, e cercherò anche di viverla un pochino di più e di uscire anche più spesso perché l'amo e voglio conoscere più posti possibili per fare le cose che devo fare ed evitare di andare sempre a Milano anche solo per tagliare i capelli. Di cosa parleremo oggi esattamente l'avrete capito dal titolo, ma nello specifico si tratta di fare un attimo un punto dell'armadio, cosa che abbiamo fatto già in diverse occasioni, ma questa volta mi sento davvero ispirata a buttare via, si fa per modo di dire, un po' di cose che non metto più e quindi svuotare un po' questo caos che si è creato nel tempo. Perché? Perché, ve l'ho già anticipato, quando apro l'armadio non trovo mai le cose da mettere. Questo è un chiaro segno che l'armadio è pieno di cose che non mi piacciono più, non mi stanno più bene, e quindi non vale la pena tenerle dentro, anche perché occupano solo spazio. Scusate, chiudo la finestra perché c'è un sacco di inquinamento acustico. Comunque, dicevo, tenere le cose nell'armadio occupa solo spazio e se poi non le si indossa è spazio sfruttato male, quindi inutilizzato. Per cui adesso faremo di nuovo il punto di quelle che sono le cose che ho nell'armadio, cosa mi piace, cosa non mi piace. Torneremo a fare una cosa che abbiamo già fatto un anno, due anni fa, e cioè quella di provare insieme alcuni dei capi di cui non sono molto sicura, per far decidere a voi cosa farmene di questi capi, perché l'ho trovata divertente l'altra volta e lo voglio rifare e riproporre anche questa volta. Ora, basta con le chiacchiere perché lo sappiamo che sono colpevole in questo, tendo a dilungarmi troppo. Andiamo subito al dunque e
Svuotiamo tutto quell'armadio lì, anche perché questo è il primo passo di un cambiamento totale proprio. Voglio liberarmi di tutto quello che è superfluo nella mia vita e allontanarlo perché mi porta vibe negative e non è quello che sto cercando in questo momento. Questo parte dai vestiti, andrà poi nelle varie cosine che ho, quindi accessori, per poi andare dentro le varie cose tipo ricordi che ho acquistato o accumulato negli anni, perché non li vogliamo più tenere, non vogliamo più avere cose inutili. Farò una cernita di tutto e voglio liberarmi di almeno, cioè punto di liberarmi di almeno la metà delle cose. E alleggerirmi il peso sulle spalle, perché sembrerà uno scherzo, ma è così. Tutte queste cose che portano inevitabilmente il loro peso nella nostra vita quotidiana ci limitano un po' nelle decisioni, nella vita, nelle attività quotidiane, e ho deciso di dare una svolta alla mia esistenza e partire proprio riordinando le cose che si possono riordinare, cose tangibili, e quindi oggetti, ma anche persone, relazioni, situazioni. Via tutto quello che non serve. Ok, direi che fa abbastanza impressione vedere tutte queste cose qua, anche perché mi fa rendere conto di quante cose ho nella realtà e sono tantine, anche perché non sono tutte quelle che ho, cioè ho anche delle robe sportive dentro l'armadio di là, ho tutto l'intimo, i calzini, i pigiami in un cassetto, poi ho delle altre giacche nascoste non so dove e direi che è un po' too much, quindi bisogna fare un attimo la cernita e liberarci di qualche cosina inutile. La regola principale sarà bandiamo il nonna style dal mio armadio, perché il nonna style non ci si addice più. Adesso, come abbiamo anticipato nell'ultimo haul, il termine che ci caratterizza sarà Sassy Girl e quindi niente più nonne da queste parti. La vita va avanti e si cambiano gusti e idee. Ovviamente voglio fare le cose fatte bene, quindi porterò qui tutto quello che riesco a trovare in giro, tutte le cose che non sono a lavare e tra l'altro la cosa più impressionante è il fatto che comunque ho delle cose stese, non sono tante però ho delle cose stese. E poi ho un sacco di cose che sono andate in vacanza con mia sorella e non sono qui, sono nella cesta a lavare, ma non riesco a spiegarmi come io possa avere tutte queste cose qui. Sono tantissime, troppe. Ok, a livello di abbigliamento ci siamo, abbiamo tutto qui tranne il pellicciotto che sono certa non andrà da nessuna parte perché ci serve, per quello è uscito un pochino più extra sassy. Poi ho tipo delle giacche tecniche che ovviamente non vanno via da nessuna parte, sono assolutamente necessarie. Entreranno in scena tra qualche mese quando comincerà a fare più freddo e serviranno per andare a correre, quindi non ce ne possiamo sbarazzare, ma intanto passiamo a lavorare su tutto questo mazzo di cose e capiamo cosa possiamo farcene, perché è terribile, la situazione si mette molto molto male. Facciamoci un po' di spazio tra queste cosine e diamoci da fare, anche perché questa volta voglio rimanere un minimo nella mia comfort zone, quindi rimanere comoda
per poter ragionare. No, no, in realtà non mi serve rimanere comoda per poter ragionare. È che è l'unica posizione a favore della luce che posso sfruttare in questo momento e mi tocca rimanere seduta, cosa che in realtà sto odiando. Ma devo farmi andare bene perché altrimenti non so come fare. Ok, questa... sì, ma no, nel senso che è carina, però sento che non va bene più per me. Queste in realtà che sto tirando fuori sono cose da indossare a casa, ma visto che a casa non ci sto quasi mai e quelle poche volte che ci sto a casa indosso comunque cose abbastanza carine o pigiami, perché torno a casa per dormire, quindi ci liberiamo un po' di tutto quello che non serve. Questa ovviamente è la roba sportiva che non andrà da nessuna parte, per ovvi motivi, allenandomi 6 giorni su 7, sono tutte cose assolutamente necessarie. Magari bisogna tirare fuori qualche cosina un pochino più consumata, tipo questo top ce l'ho da quando praticamente ho iniziato ad allenarmi e saranno passati ormai 9 anni, troppi direi, e ha fatto il suo corso, può anche andare via. Allora, queste sono cosine invernali, quindi le teniamo. Questa non la metto mai. Io faccio fatica a indossare i top durante l'allenamento e darò un'ultima possibilità a questi top. Li terrò ancora per una stagione dentro l'armadio e poi faranno anche loro un bel volo, perché se non li indosso che senso ha tenerli? Allora, la cosa più difficile ovviamente è tenere in ordine lo sportswear, perché è quasi impossibile, cioè proprio per come sono fatti io faccio fatica a mantenerli ordinati. Se qualcuno di voi ha scoperto un modo utile per farlo, condividetelo con noi. Gente che non sappiamo riordinarli, questo è il meglio che so fare. Qui poi sopra ci andranno i pantaloncini, perché adesso ancora si possono indossare quelli, poi quando arriva la stagione più fredda si fa lo switch, quindi sotto vanno i pantaloncini e sopra le cose un pochino più pesantine, ma per ora questo va bene così. Da notare che tra tutte queste cose sono riuscita a tirare fuori una sola cosa, un solo top, però è già qualcosa, direi. Si fanno piccoli passi per grandi cambiamenti. Sto pensando che forse è il caso di ritornare in questo punto qui e liberare un po' l'area di lavoro, perché mi sto facendo un attimo prendere dallo sconforto, perché mi sembra un po' too much la cosa che ho iniziato a fare. E non so se ce la farò mai, ma ci provo lo stesso. Allora, questo top è molto molto carino, ma è un po' sbiaditino. Per questa ragione qui lo rimetterò nell'armadio, ma ci rimarrà soltanto fino alla fine di quest'estate. E poi andrà via perché non possiamo più permettercelo. Diciamoci la verità, non è neanche molto presentabile e non è più tra i colori che sto contemplando. Per cui lo teniamo giusto così di backup, ma molto probabilmente andrà via. Anzi, tanto non lo metto più. Questo invece rimane perché è un acquisto recente. Ed è anche super bello, messo super benissimo, per cui non c'è motivo di darlo via. Di quante camicie bianche può aver bisogno una ragazza? Io credo che un limite non ci sia. Guardate me come esempio e
capirete il perché. Allora, questi pantaloni qua in realtà sono un po' rovinatini e già avevo detto in primavera che li avrei tenuti per fino a quando finiva la primavera e poi li avrei dati via. Invece poi me ne sono dimenticata e questo è il momento perfetto per farlo. Questi qua belli, stupendi, ma sono un po' consumati. E tra l'altro queste tasche non mi convincono molto, per cui ciao ciao! Questi invece sono dei pantaloncini che fanno parte del guardaroba di una Sassy Girl e quindi si salvano. Sono un pantaloncino gonna davanti e sono proprio un bijou. Tra l'altro dovrei provarla perché è un sacco di tempo che non la metto e forse dovrei darle una seconda possibilità. Questa invece forse non ci piace più, la proviamo e poi prendiamo una decisione. Questi sono i miei pantaloncini preferiti, sono in similpelle e sono semplicemente perfetti e penso che li terrò nell'armadio fino a quando non si consumeranno. Questo è un top super carino, me l'ha regalato mia sorella e lo adoro, semplicemente è bellissimo, non vedo l'ora di poterlo indossare perché in estate fa un po' troppo caldo e in autunno e inverno sarà perfetto invece. Questo è un sacco che non indosso, però è una di quelle cose un po' evergreen che puntualmente tornano utili, per cui rimarrà. Questo è il mio super vestito nero e non va da nessuna parte. Eccoci di nuovo qua, rifacciamo il punto della situazione. Allora, sopra abbiamo tutte le giacche. Sono sistemate in ordine più o meno di stile e colore. Per cui abbiamo una giacca a chiodo e poi un piumino che sono più o meno dello stesso colore, per cui stanno insieme ad aprire la sezione giacche. Poi c'è un piumino leggerissimo, uno smanicato, un trench piumino parka, poi c'è il Woolrich ovviamente e poi ci sono tutti i cappotti in lana e i trench per la pioggia. Ne ho anche un altro che però ho scoperto di dover lavare. E poi in realtà ho tirato fuori questi due che non mi convincono più, non sono più nel mio stile, nel mio mood. E tra l'altro sono anche un po' consumate, un po' macchiate. E come avete visto nel video precedente avevo già acquistato un'altra giacca in jeans che vi faccio vedere di nuovo, che è questa qua. E quindi una volta che prendi un'altra cosa simile, quella più vecchia deve scomparire, se no si accumula soltanto e non si migliora la situazione. Per cui questa prenderà il posto di quella vecchia e abbiamo chiuso con le giacche. Eccola qua. Prenderà il suo posto qui anche perché la voglio indossare non appena cominciano a scendere le temperature, che si spera succeda presto perché sto morendo di caldo, non ne posso più, ho voglia di freddo. Fatelo arrivare per favore il prima possibile. Ho tirato fuori anche un blazer che un po' mi spiace tirar fuori, però dall'altra parte mi fa sembrare una signora di mezza età e non mi convince più. Magari non lo darò via, lo metterò via per più in là perché comunque di qualità è di Stefanel e lo terrò probabilmente, però intanto occupava solo spazio. Ora che abbiamo liberato un po', sembrerebbe, perché qua sopra ho messo tutte le cose da sera un pochino più particolari, cose che non servono tutti i giorni, le messe su così non intralciano, e qua invece ho messo tutte le cosine da tutti i giorni, che sia per uscire così normalmente in giro o per andare al lavoro,
ma possono stare qui perché sono cose che devo raggiungere più facilmente e ho notato che se le piego e le appoggio qui sopra si infognano sempre in qualche modo e mi dimentico di averle. Infatti ho pescato fuori questo top bellissimo che mi ero dimenticata di avere perché era nascosto dietro nell'angolino più buio e quindi non lo vedevo mai e non lo sceglievo mai per questa stessa ragione. Ora che abbiamo più spazio però possiamo inserire le cosine nuove. Tra l'altro vi confesserò una cosa, io degli acquisti che vi ho fatto vedere ho deciso di tenere tutto, anche perché ho preso solo cose che in realtà mi piacevano davvero tantissimo e quindi non ho l'esigenza di riportare indietro nulla, ma non tolgo l'etichetta fino a quando non indosso per la prima volta quel capo che ho acquistato, proprio per essere certa, perché se arriva quel momento in cui mi rendo conto che in realtà magari ho fatto un acquisto d'impulso e sono in periodo di reso, lo posso rimandare indietro, oppure se non sono più in periodo di reso posso comunque provare a rivenderlo e sarà un capo comunque nuovo, certificato, perché avrà anche l'etichetta su. Per cui è questa la semplice ragione per cui vedete ancora le etichette, ma tipo il top che sto indossando ora l'ho messo su per la prima volta oggi e l'etichetta l'ho tolta proprio quando l'ho indossato. Ho trovato l'abbinamento giusto, che sono questi pantaloni a palazzo, e in quel momento lì ho capito, ok, è una cosa che voglio avere nell'armadio e quindi tagliamo l'etichetta. Questi qua invece non li metterò nell'armadio perché idealmente i body preferirei lavarli prima di indossarli veramente. Però vi confesso, sono proprio super contenta dei miei acquisti. L'ultima volta proprio mi sono superata, anche mia sorella. Quando ho visto il body rosa, ho detto, vabbè, sorella, ti sei proprio superata. Manco io sono così coraggiosa da azzardare un top così. Poi qui in realtà non lo state vedendo, ma ci sono tutta una serie di cose che adesso dobbiamo provare per capire cosa farci. Nella prima, ad esempio, è questa giacca qui che non so se tenere o se dare via, perché il taglio mi piace tantissimo, ma in realtà quando l'ho acquistata era di due tagli in più perché non c'era la mia taglia, quindi è un po' troppo grande soprattutto adesso e mi sa che non mi sta bene, però a volte la voglio tenere per quando indosso magari dei maglioni più grossi, più pesanti, però poi forse non mi piace comunque l'effetto e questa giacca qui sarebbe stata più carina con un lupetto, un qualcosa di molto aderente, quindi non c'è bisogno di tutta questa roba qui che abbiamo enorme e probabilmente ce ne sbarazziamo. Questa non ve l'avevo fatta vedere, ma solo per il fatto che è una semplice maglietta nera, l'ho acquistata da Muji, sì, ci sono stata per comprarmi un astuccio, ho trovato questa magliettina qui e l'ho acquistata per la solita ragione, perché quando vado in trasferta per lavoro mi servono sempre ed è sempre bene averne una nuova, perché poi le magliette nere di questo tipo qua appena le lavi un paio di volte si sbiadiscono e sono brutte da vedere, quindi magari poi le riutilizzo, le tengo, le uso sotto i maglioni in inverno, non le butto via assolutamente fino a quando non sono proprio consumatissime, però non sono più belle da vedere proprio così in giro e quindi è sempre utile averne qualcuna nuova. E tra l'altro forse questo non è il suo posticino è insieme all'intimo dove tengo tutte le altre magliette, perché questa volta adesso ho deciso di appendere tutto come facevo una volta, perché in questo modo vedo le mie cosine e non me ne dimentico. Sono invece un po' perplessa su questo blazer perché penso non sia nella mia palette, però
È davvero di qualità e mi piace un sacco il taglio e lo vedo davvero bene con un top, un crop top e dei pantaloni super skinny o magari una gonnellina un po' sexy. Ma non so, ditemi voi perché non mi convince tantissimo addosso a me, però mi piace, mi spiace darlo via. Non lo so, non l'ho ancora mai indossato, però lo continuo a tenere. Questo l'ho ereditato da una persona che mi è molto cara e forse più l'attachment emotivo che tutto il resto, ma non lo so, lascio a voi l'ultimo verdetto. Ho dovuto accendere la luce perché ormai sta diventando sera, è sera e quindi non si vede più niente. Ora siamo giunti al momento di indossare le cose su cui sono nel dubbio e chiedervi il consiglio. La prima è questa gonna qui, che in realtà l'avevo messa da parte perché non ci stavo bene dentro, mentre ora mi sembra mi vada più che bene. Non so se mi convince perché mi sembra un po' non più nel mio stile. Non saprei. Questi strappi così non mi convincono, forse taglio un po' questi fili che svolazzano e la uso come gonna per l'ufficio, anche perché mi va abbastanza lunga, non è troppo corta e con una camicina elegante sopra deve andare benissimo. Che ne pensate? La teniamo o la diamo via? Poi abbiamo quest'altra gonna qui che è di una certa qualità, una gonna bellissima, però non so se mi sta bene perché ha giusto qualche taglia in più. E non so se è una lunghezza flattering, non mi convince moltissimo, però ovviamente anche qui lascio a voi la decisione. Cosa ne pensate invece se la dovessi aggiustare? Secondo voi può andare bene o è proprio da bocciare? Perché mi sono vista allo specchio e la boccerei subito. Poi abbiamo questo vestitino qui che quest'estate è rimasto nell'armadio, non è stato mai indossato e penso di aver sbagliato nel non indossarlo. Mi sta davvero benissimo e in realtà, anche se mi sta benissimo, non mi convince molto perché boh, mi sto disinnamorando del beige. È arrivato quel momento lì. Mi viene un po' il magone perché non pensavo sarebbe mai arrivato quel momento lì, però sta arrivando e non so. Sicuramente questo vestitino qui con la cintura in vita magari sta comunque bene. E l'estate scorsa non mi convinceva più di tanto perché mi stava un pochino più stretto, mentre ora proprio mi calza a pennello. E non sale quando cammino, ho proprio libertà di movimento rispetto all'estate scorsa, per cui non saprei. Ditemi voi cosa fare. Un altro dubbio è questa gonna qui che mi piace, mi piaceva tantissimo, solo che quello che non mi convince è la lunghezza, perché ho notato nelle foto che le gonne su di me devono essere o un pochino più corte o molto più lunghe, perché se arrivano a questa lunghezza qui mi fanno sembrare le cosce enormi. Non so se è una mia fissa, ditemi anche voi cosa ne pensate, però io sarei per separarmene, non so. Poi c'è questo top qui che mi piaceva una volta, ma non lo sto indossando tipo da 3-4 anni e continuo a tenerlo nella speranza di poterlo indossare un giorno, ma quel giorno non arriva mai e forse è arrivato il momento di separarmene, ma come vi ho già detto, decidete voi su questo. Infatti, tutte le cosine su cui sono indecisa e sto lasciando voi la decisione,
le metto lì sotto e poi aspetto di pubblicare il video, di vedere i vostri commenti e poi prendere la decisione finale. Questa invece è una di quelle camicine che bisogna avere sempre nell'armadio perché è super elegante e super bella, per cui forse è arrivato il momento di tornare a sfruttarla un pochino di più e metterla tra le cose che uso con più frequenza. Tra l'altro questa è anche un ricordo per me perché l'ho acquistata in occasione della laurea e non potrei mai separarmene. Siamo giunti al termine di questa Mission Impossible, che si è rivelata molto molto possible. Ho tirato fuori un bel po' di cosine, che sono queste due giacche, un bel po' di top, intanto questi due paio di pantaloni e in realtà tutto questo, per cui non male per questo primo round. Poi ci sarà comunque anche un secondo round all'arrivo dell'inverno, perché avremo l'occasione di dare via anche altre cose che si saranno consumate nel mentre e di rifare il punto con la roba invernale. Per ora è tutto, io vi saluto, chiudo il video, sono super felice del mio risultato finale. Ah, ora sì che posso vedere tutto quello che ho sopra, ho i pantaloni lì dietro, qualche pantaloncino in jeans, qualche gonnellina, un po' di pezzi spare così a caso e poi qui tutte le altre cosine che vi ho già fatto vedere, ma sono tutti top. Qui camicia, blazer, pantaloni, tutti i miei vestitini, per cui ora sono super soddisfatta di questo lavoro. Approfittatene anche voi del cambio della stagione per sbarazzarvi di un po' di cosine che non avete messo quest'estate e che ancora, se guardate, non vi dispiace non aver messo, e svuotate un po' l'armadio perché non fa mai bene accumulare troppe cose. Sono certa che abbiate dentro l'armadio cose che sono troppo consumate, troppo vecchie, per cui non abbiate troppa pietà e salutatele in modo proprio dignitoso, però salutatele, mi ringrazierete poi. Io intanto vado a mangiare perché sono fatta una certa, vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e alla prossima, ciao!